Le note di De Brevitate Vitae, meglio conosciuto come Gaudemus Igitur, l'inno internazionale degli studenti universitari, scalda la platea del Tina di Lorenzo di Noto e così inizia in un'atmosfera festante lo spettacolo di Claudio Fava Il Giuramento, prodotto dal Teatro Stabile di Catania, che invece ci racconterà tutt'altro che una piacevole storia, ma la triste trasposizione di un fatto vero accaduto nel lontanissimo 1931. È la vicenda personale e professionale del docente universitario e medico legale Mario Carrara, che insieme ad altri 11 professori delle università italiane non firmò, come i 1238 colleghi, il giuramento politico di fedeltà al re e al duce. Legato ai suoi studenti, da cui riceveva profonda stima ed affetto, il professore Carrara, avulso dal mondo che lo circonda e dai fatti che stanno accadendo lungo lo stivale, immerso com'è nel suo mondo fatto solo dei canoni e del rigore scientifico, si ribella subito alle imposizioni. «Professore, dovete farlo questo giuramento, è come bere un bicchiere di acqua fredda», lo invita uno dei suoi studenti, tutti regolarmente con tessera del partito. Ma lui non cede, e più entra in contatto con i primi episodi di intolleranza alla disubbidienza, e più si rafforza in lui l'avversione agli obblighi. «Ho capito che questo non è più il mio tempo, bisogna credere per giurare». Scroscianti gli applausi a fine spettacolo per il protagonista David Coco e per Stefania Ugo Mari di Blas, Antonio Alveario, Simone Luglio, Pietro Casano, Federico Fiorenza, Luca Iacono, Liborio Natali e Alessandro Romano. Prossimo appuntamento con il cartellone palco centrale Non Solo Classici, lunedì prossimo 22 gennaio, ore 20:45, con il sesto spettacolo di questa stagione, Il Sorpasso,